Fallo passare. Buongiorno. Buongiorno, signora. Si sieda. Da quanto ho capito dalla sua telefonata, lei è qui per conto del signor Minghetti. Sì, signora. Bene, voglio subito che lei sappia una cosa. Quando il signor Migazzi ha chiesto quel finanziamento, ho dovuto, non per mia volontà, concederglielo. Però oggi le cose sono cambiate. Capisco, signora, ma avete... Mi dica. Mio padre vuole pagare il suo debito con la vostra società, ma... Quindi così lei sarebbe il figlio di Daniele Migazzi? Sì, signora, mio padre... Suo padre è un bastardo, lo sa? Non sono qui per sentire degli insulti. Già. Bene. Dica a suo padre che non ho nessuna intenzione di permettergli di continuare ad ignorare il debito di 300 milioni che lui ha. Quindi capisco. Ha 24 ore. Ma penso che non ce la farà a raccogliere tutto il denaro. Mi dispiace per lui. Ma avrebbe dovuto pensarci prima, le pare? A questo punto è troppo tardi. I miei legali hanno già inoltrato la richiesta di fallimento per la sua società. Signora... Eh? Non c'è... No, mi spiace. Se lei potesse... No, non c'è nulla da fare. Ho capito. Ok. Me ne vado. Aspetti. Cosa c'è? Sto pensando. Non capisco cosa ci sia da pensare. Si sieda. Voglio che lei sappia... Perché odio suo padre? Io e lui eravamo amanti. Lo so, me ne ha parlato. Mi stupisce, ma sicuramente non l'avrà raccontato tutta la storia. Che è entrato in società con mio padre e poi con un imbroglio lo ha liquidato. Mi creda, era verità. Questo è da vedere. Vorrei che mi capisse. Non deve avercela con me. Ho le mie buone ragioni. Vede, Luca, suo padre è un disonesto e non si merita altro da me. E non mi fermerò, sino a quando non sarà sul lastrico. Arrivederci. Addio. Sono davvero contenta di averla conosciuta. Stia bene. Addio. Ciao, come va? Cosa vuoi? Guarda che ho molto da fare. Poi la padrona mi ha già rotto abbastanza stamattina. Hai capito? Lo sai che sei proprio carina quando ti arrabbi? Dai, stai buono con le mani, mettile giù. Se hai voglia di fare certe cose, perché non vai da lei? Eh?